Parliamo di Ilva. Oggi le dichiarazioni del ministro Costa, il quale dice voglio una città ambientalmente compatibile ed è giusto, non parla più neanche di chiusura e dice dobbiamo rispettare l'AIA. Sembrano quasi questi passi indietro, uno dietro l'altro. Chiusura dell'Ilva, chiusura delle fonti inquinanti, chiusura progressiva delle fonti inquinanti. No, no, ora invece applicazione dell'AIA, prego. Allora, per cominciare ha parlato di via, non ha parlato di AIA. Non sono cose importanti. Tieni presente che un ministro che si è appena insediato e che ha parlato di rispetto delle regole. Noi sappiamo benissimo che le regole a Taranto non sono affatto rispettate. Ci sono stati associazioni, fiorfiori di associazioni che hanno fatto anche delle osservazioni al piano ambientale di questo potenziale eventuale acquirente. Quindi se tu vuoi sapere progetti futuri per Taranto ti invito ancora una volta a intervistarmi su questo argomento, faremo anche degli eventi proprio sulla riconversione. No, voglio sapere, l'Ilva chiude? Questo voglio sapere, l'Ilva chiude? Può darsi che io sia analfabeta. Cosa c'è scritto nel contratto? Chiusura progressiva delle fonti inquinanti. Programmata, ma non chiusura dell'Ilva? È diverso. Si gioca sulle parole. No. Capitolo Ilva, chiusura programmata delle Fioramonti però ha detto si può produrre acciaio pulito. Quindi si continua a produrre. Puoi finire? No, prego, grazie, prego. Grazie. Un giorno sì, non è che possiamo finire di produrre acciaio in Italia o in Europa, ancora è un materiale che ci serve. Il punto è che a Taranto in questa maniera non si può produrre acciaio. E perdonami, con Fioramonti ci parlo un giorno sì. Perché ha detto così? Quindi, l'ha dichiarato. C'è un video del ministro Costa, ti invito a sentirlo. Sto solamente dicendo, chiude l'Ilva? I cittadini che hanno votato 5 Stelle dicono chiude l'Ilva? Sì. Quando? Come e perché? Tu hai sotto mano il bilancio dell'Ilva? Il discorso è questo, non dobbiamo giocare sugli equivoci. Ora, a luglio, cosa succede con ArcelorMittal che fa? Si prendono in mano le carte, che vuol dire il contratto, che ci siamo già belle studiato, già anche con Mario Turco, si prendono i bilanci che non sono pubblici, ascoltami bene, bilanci che sono pubblici, si prendono in mano anche i contratti che l'azienda ha e si programma come chiudere. E ArcelorMittal accetta di chiudere? ArcelorMittal compra l'Ilva per chiuderla? Quando c'è un contratto in piedi, io voglio la chiusura dell'Ilva, capiamoci. Però non tutti, nei 5 Stelle si gioca al ribasso ora. Quale ribasso? Adesso che siamo al governo al ribasso? Perché il libro dei sogni è difficile da realizzare. No, non è un libro dei sogni, è il libro vero della realtà. Vuoi i numeri? Ti sto dicendo che i numeri ci sono, abbiamo a disposizione studi, fiorfiori di studi che ti possono sistemare, che ti vogliono sistemare. I lavoratori in primis, ma non solo i lavoratori. Ti ricordo che a Taranto abbiamo più del 40% di disoccupazione giovanile. E stai certo che la sottoscritta è entrata in politica solo per quello, come è entrato lui. Nessuno lo mette in dubbio, nessuno lo sta mettendo in dubbio. Comunque, in ogni caso, chiusura dell'Ilva state dicendo. Quando? Programmata. Quando? Fammi vedere, guarda. 5 anni? Perché De Lorenzi ha detto 30 anni. No, hai capito male. Ma non ho capito, allora sono sordo. Sono sordo. So, 30 anni, un anno, 2 anni, 30 anni, è un po' diverso. La versione piena. Ti parlo di studi che al 2030 possono dare 25.000 posti di lavoro. 2030, speriamo di campare fino al 2030. Guarda che è arrivato 2030. È arrivato? Ah, 2030 stiamo parlando. Siamo ancora nel 2018, penso. Una programmazione che ti parla 2020, 2030, 40 e 50. Un governo che si parla... 30 anni. Un governo... Vuoi programmare? No, quindi tra 30 anni chiude l'Ilva? No, mi devi dire, tra 30 anni chiude l'Ilva? No. Questo. La riconversione completa dell'Ilva sicuramente... E quindi la chiusura completa sarà tra 30 anni. La riconversione economica di un intero territorio di 200.000 abitanti, anche di meno se non ci sbrighiamo altrimenti si svuota sempre di più, comporta un processo di sviluppo. Certo, bastava dirlo prima, non ora. Bastava dirlo prima in piena campagna elettorale, perché c'era lo show, chiudiamo l'Ilva. Ora, quando si ha il bastone in mano, lo show è finito. Ma se siamo l'altro giorno hanno votato la fiducia oggi. Sono diverse le dichiarazioni, sono cambiate le dichiarazioni. Sono assolutamente... E allora evidentemente sentiamo voci diverse.